arrivando alla prima tappa di questo corteo. E qui vogliamo ringraziare tutte le forze dell'ordine per i loro eroi, che sono i nostri eroi, per voi che ogni giorno lottate per noi. Un grosso applauso, grazie! La scorta civica torna a far sentire la propria vicinanza ai magistrati e alle forze dell'ordine impegnati nella lotta alla mafia. Caltanissetta, stamani un corteo è partito da Piazza Garibaldi per dirigersi verso la questura e successivamente verso i comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, con i rispettivi comandanti che si sono uniti insieme al questore agli attivisti e ai cittadini, per poi raggiungere Piazza Falcone Borsellino, dove c'è stato un sit-in al quale sono intervenuti i magistrati della Procura Nissena, oltre al vescovo di Caltanissetta Russotto e a quello di Piazza Armerina Pennisi. Oggi è una giornata nella quale tutti i cittadini si devono impegnare e si sono impegnati con una partecipazione diretta e indiretta. Dobbiamo dire che la città, come al solito, risponde a questo tipo di iniziative, perché scorta civica, ci vogliamo ripetere ancora una volta, è partecipazione. Scorta civica è ogni singolo cittadino. Esprime compiacimento il capo della Procura di Caltanissetta, Sergio Lari, accogliendo come un fatto più che positivo l'iniziativa di scorta civica in un momento di forti pressioni per la magistratura siciliana. 20 anni fa una manifestazione come questa sarebbe stata impensabile. I giudici vivevano chiusi nei bunker. Oggi noi possiamo uscire dai palazzi di giustizia e alla luce del sole incontrare persone che ci applaudono e ci incitano ad andare avanti. In altri tempi nessuno avrebbe avuto il coraggio di manifestare pubblicamente consenso dallo Stato e dire no alla mafia. Oggi la situazione è ben diversa. Oggi la mafia è stata, dopo 20 anni di processi e di condanne, completamente disarticolata nelle sue strutture portanti. Oggi possiamo dire che lo Stato è più forte della mafia, ma che la mafia non è stata purtroppo ancora sconfitta. Lo dimostra il fatto che ancora oggi si progettano attentati nei confronti di uomini delle istituzioni. Ancora oggi abbiamo uomini come Matteo Messina Denaro, protagonisti della stagione delle stragi, che dettano legge sul territorio siciliano. Ancora oggi abbiamo inchieste e processi che dimostrano che da dentro le carceri i mafiosi continuano purtroppo a mandare messaggi di morte. Ancora oggi abbiamo la dimostrazione che si continua a imporre il pizzo e che si continua a riciclare il denaro delle organizzazioni mafiose, come dimostrano i continui sequestri di patrimoni immensi riconducibili alla mafia. Quindi possiamo dire che la mafia non è sconfitta, ma che la mafia è molto più debole di prima, ma che soprattutto la maggioranza dei siciliani onesti è al nostro fianco. Quindi il messaggio che ne nasce è: mafiosi, prima o poi sarete sconfitti. Unica nota stonata, l'assenza del mondo della scuola, complice forse le gite stagionali.